Si può buongiorno. Ascolta chi scrive, siamo arrivati. E intanto, buon ascolto a tutti, benvenuto a Mirko Vercelli. Sono felicissima che tu sia qui. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie a te. Intanto, mandiamo un salutone grandissimo alla nostra Chiara Graglia che già. È proprio lì in pole position che ci manda il suo abbraccio e il suo saluto. Grazie, Chiara! Sei tutti noi, il numero uno: <ride> sì, sì, no, lei sempre. Naturalmente, mandiamo un saluto anche a tutti i nostri amici del Circolo degli Artisti e, e, e a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno, e anche a tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto. E a Gabriella Rotiroti, che ne è l'amministratrice, che insomma, ci seguono sempre. Ma allora, intanto io sono felicissima che tu sia qui, voglio raccontare a tutti che Mirko, Mirko Vercelli è un artista, direi, ad ampio spettro, perché tu fai un sacco di cose. Allora, noi è vero che presenteremo e parleremo del tuo ultimo romanzo, Linea Retta, ma prima vogliamo sapere un po' di tutte quelle cose meravigliose che fai. Allora, Mirko Vercelli, chi è? Cosa fa? Beh, allora, <ride> questa è una domanda non facile. Eh, nel senso... Mi rendo conto, mi rendo conto, però okay, proviamoci. Siamo eh. è la domanda di, di, di tutti forse, <ride> sì, non so se sì. potrò mai darti una risposta eh. definitiva. Prima di tutto sono uno studente, eh, perché la prerogativa mia è quella di cercare in realtà, nel senso, un percorso. Di, quindi in realtà il fatto che mi affaccio molto spesso a diversi tipi d'arte eh, o di espressione è proprio perché sto cercando, sto cercando un modo di, di esprimermi eh, e di esprimere anche concetti che secondo me mh, devono avere voce. E, e non è scontato scegliere quale voce dare a, a determinate tematiche, che sia la scrittura, che sia il teatro, che sia la musica. E eh, fin da piccolo in realtà è nato come gioco il provare a sperimentare. Prima di tutto è nato il disegno, perché io ho fatto l'artistico e il disegno è stata la prima cosa a cui mi si è approcciato e, e in cui ho avuto anche dei buoni riscontri, perché nel Bene. senso ho iniziato a fare carnet de voyage, oh. ovvero il portarmi dietro i taccuini e andare in giro per i borghi a disegnarli con diverse associazioni di cuneo, ma mi sono accorto che era una cosa... Che per quanto mi desse soddisfazione personale era fine a se stessa. Mm. E... Quindi ci aspetta un attimo, non mi basta. Esattamente. <ride> e in realtà anche negli altri campi in cui mi applicavo, che fosse la musica o che fosse la scrittura, qualsiasi sbocco che fosse, mi dicevo: ma perché? Qual è il vero motivo per cui lo sto facendo? Perché in realtà essendo passato comunque in una, un gruppo già di amici dove, che frequentavo, che erano quasi tutti artisti, avendo frequentato il liceo artistico, erano tutti artisti, mi dicevo ma serve un altro artista? Certo che, che serve, eh, questa sì, però è, è una domanda che, che mi attanaglia da sempre in realtà, cioè, che io stia zitto, che parli, cambierà qualcosa, cosa serve? E, e, e questa in realtà è stata la domanda che ha dato diciamo, un'impronta alla direzione che, dei, dei lavori che faccio adesso. Ehm... E quindi da lì, brevemente, certo non possiamo, perché noi siamo qua, abbiamo mezz'ora di tempo, però... Per arrivare fino qui, che percorso hai fatto? Ah, devo ringraziare sicuramente mio padre. Perché è stato lui a iniziare a buttare dei semi a de dire: Ma perché non ti iscrivi a questo concorso? Perché non, non invii questo testo qui? Perché io mi limitavo a scrivere dei flussi di coscienza, magari sul telefono, sull'iPad, che piacevano, magari nella ristretta cerchia dei amici, ma finché resta lì, dici: eh certo. esatto. E, certo. e mio padre è stato quello che mi ha fatto capire che in realtà eh, quello che scrivevo poteva avere una divulgazione, poteva avere un giro di persone che l'apprezzassero, poteva diffondersi eh, a persone che magari non conoscevo, arrivare molto lontano. E infatti, quando avevo 14 anni lui mi ha scritto il primo concorso, che era il premio inedito Young di Torino che inaspettatamente vinsi, eh, arrivai primo con partecipanti da tutta Europa ed era una roba che non mi aspettavo eh, quindi immagino eh, la gioia no? esatto, perché esatto soprattutto quando non ti aspetti le cose immagino che ah, no? come sempre accade proprio uno si sente un frullatore si crede di meno di tutti per quello in realtà quando poi vinco eh, Se... è molto piacere no, no. <ride> esattamente, sì, sì, esattamente. Sì, bellissimo e quindi insomma intanto grazie a papà Vercelli sì esatto. <ride> Car caro Mauro eh, davvero... un salutone <ride> hai fatto un, un ottimo lavoro perché comunque ti ha indirizzato no? sì, ti ha dato davvero un po' di ispirazione anche sì, sì, sì. probabilmente eh, in realtà il concorso che ha, diciamo, che ha segnato per me per il, il momento di svolta in cui ho detto vabbè ma posso far diventare la scrittura un hobby a cui però mi dedico con costanza è stato invece il premio ehm... Si chiamava Premio Incipit, eh, una specie di talent show eh, piemontese ma con partecipanti da tutta Italia a cui lui mi iscrisse senza che io sapessi nulla addirittura. Oh. <ride> Ed era un concorso che premiava l'idea per libri e mi scrisse senza che io avessi l'idea per un libro. Beh, bellissimo! E lo vinsi! <ride> pensa, pensa se tu avessi avuto l'idea. Esattamente, e quindi allora proprio questa è stata la mia domanda, penso se avesse avuto un'idea e mi sono detto che potevano esserci dei testi che almeno cercassero di dare voce a chi non l'aveva, certo. ed allora tematiche che secondo me non si parlano, non si discute abbastanza, sono state il mio obiettivo da affrontare e dirmi per questo serve un altro artista. E quindi la risposta è sì. E forse, per adesso sì. Per adesso no, sì. secondo me sì, perché comunque, beh, questa è un'opinione assolutamente mia personale, però credo che ogni mente, ogni artista ha comunque un suo modo di vedere le cose. E quindi se non altro per avere un'altra, diciamo, visuale, no? È importante che si, ci si esprima, perché certo. così con la mente aperta si può comunque spaziare attraverso... Tante opportunità, tante, tanti modi di, di vedere le cose. e esatto. Quindi questo è sicuramente splendido. E poi, concorsi vinti, eh, idee, però poi a un certo punto. Sì, hai fu, proprio concretizzato. Fu proprio durante questo concerto, eh sì, questo concorso incipitofresi, che un editore eh, mi notò ancora prima che vincessi il premio, dicendomi: Guarda, io te lo taglio breve, voglio pubblicarti perché secondo me vincerai. All'inizio pensai, vabbè questo mi vuole importare, invece scoprì presto che in realtà era in buona fede, credeva davvero nel progetto e aveva visto giusto perché comunque il concorso andò bene. E, e mi pubblicò, si chiamava 11 edizioni, lui era Giuseppe Celestino, eh, un editore che credeva molto nei, nei progetti piccoli, esordienti di giovani e mi aiutò a pubblicare eh, Blue Raccoon Hotel che... Lo è, faccio è vedere. Il Ce l'ho qua, è stato il primo Bellissimo, romanzo Bellissima tra l'altro anche la copertina, <ride> voglio dire, eh. Eh, insomma, abbastanza. direi accattivante. Sì, l'obiettivo allora, era eh, esatto: eh, cercare di stima. Veramente sì. Però, e... comunque, sono riuscito dal, nella prima pubblicazione. Comunque, con l'idea del fatto che va bene, era piaciuta alle persone dove andavo a presentare il libro, era piaciuta questa piccola nicchia, perché alla fine non c'è tanta gente che si interessi ag agli esordienti, ai giovani scrittori. Però l'idea era che avevo inventato una storia, l'avevo aggiunta nel grande marasma e, e mi sono detto ma perché ho dovuto inventare una nuova storia quando ci sono tante storie magari che esistono già ma che non hanno la voce, non hanno voce che meritano. Certo. E il mio è un esperimento senza promessa di riuscita, nel senso io ci provo poi che abbia un risultato soddisfacente, un, un, un successo o meno, questo non lo so e non mi interessa nemmeno. io... Cerco di fare il mio in direzione ostinata e contraria, diciamo, <ride> e, e poi si vede. Fantastico. Devo dire che mi piace anche molto il tuo entusiasmo, cioè, nel senso. Eh... Che, eh, eh, come dicevamo anche prima di andare in onda nel fuori onda eh, noi ci conosciamo da eh, relativamente poco tempo tutto sommato ma ti ho visto in diverse vesti sempre con lo stesso entusiasmo no? e questo io ti dico dal mio punto di vista è un grandissimo pregio perché comunque come dicevamo il mettersi in gioco il discorso anche iniziale che abbiamo fatto proviamo e poi impegnarsi con, con l'entusiasmo secondo me è fantastico perché è la prima cosa che occorre certo. poi per, per riuscire in, in qualsiasi cosa. No? Se ci metti il cuore difficilmente verrà male secondo me. E quindi l'entusiasmo sicuramente è una grande componente, oltre, devo dire, alla bravura che tu hai. Però, insomma, eh, adesso non vorrei sembrare, però io per quello che ho potuto vedere te lo dico sinceramente, se no stavo zitta, voglio dire, potevo andare avanti senza questo complimento, ma in realtà eh, è vero, ti ho visto... Eh, per esempio quando hai fatto l'interpretazione nella presentazione di, mh, di Maria Cristina eh, Soldi, Soldi per eh, quel che riguarda Noi due siamo uno, eh, certo. ne, nella presentazione c'è stato questo bellissimo, secondo me anche molto intenso, eh, questa suggestione che ha comunque lasciato un po' tutti gelati, no? eh, perché eh, per l'intensità del messaggio già del libro, però... Eh, voglio dire, sei riuscito secondo me a dare emozione, che poi è la cosa che smuove ogni cosa dal mio ah, punto di vista. Alla fine, se non c'era emozione, non ha senso nemmeno farlo. Eh. E prima di tutto a me diverte, perché questa è la base comunque di tutto per quanto possono essere cose impegnate. Eh, è qualcosa che ti lascia diverso, che, che ti fa crescere, ehm, e che ti permette di conoscerti. Alla fine, comunque, mettere in ordine attorno a te le idee e il mondo che succede ti permette di conoscere anche te stesso. Perché viva Dio, siamo sempre connessi con quello che succede. Connessi è una parola molto brutta, però siamo sempre collegati con <ride> sì, quello che succede. Sì, noi, quindi... è, è vero, è verissimo. Ti porto anche i saluti di Pino Apicella e lui è rimasto colpito dalla tua frase: Devo ringraziare mio padre, che bello, ti dice. Effettivamente è, è bello eh, no? che venga riconosciuto comunque una, uno stimolo, una, una crescita. ti devo molto, sì, sicuramente. Quindi questa è una bella cosa, sì, sicuramente. Ma torniamo a Mirko. Allora tu sei anche appunto musicista? Sì, anche attore? Oh, oui. Anche parlavamo di una rivista, eh, sì, per io, esempio. <ride> no, perché e voglio è... dire, lo so che beh, lui è veramente tante cose. Beh, non, non so che cosa possa essere una figura di redattore, non lo so. E, mh, con degli amici era nata l'idea di fare una rivista indipendente che riunisse tutti gli artisti, diciamo, del circondario torinese, perché ci sono tante voci, tanti giovani artisti che mh, portano progetti che alla fine non hanno sbocchi, magari mh, che gli danno la giusta visibilità. Perché comunque, per quanto Torino sia una città grande, tende anche a soffocare molto nel, nel, nel rumore tante voci. E allora abbiamo inventato questi, abbiamo provato a inventare questa idea di una rivista eh, che nascesse completamente dal basso, che trattasse soltanto di temi che non vengono di solito trattati in riviste tradizionali per nulla ortodossi per quanto più possibile fantasiosi dal ricette eh, per cose che non esistono al come piantare piante invadenti in posti abbandonati per decorare la città cose di qualsiasi tipo e non la venderla fantasia sempre È, quello sempre e infatti abbiamo coinvolto fotografi, poeti eh, pittori, fumettisti da tutto Torino di qualsiasi età e poi con l'idea di andare contro la tendenza Mercato, quindi non abbiamo messo i crediti, non abbiamo messo i titoli degli articoli, non abbiamo numerato le pagine e no, soprattutto non l'abbiamo venduta perché ne abbiamo stampate un centinaio e le abbiamo appese a dicembre di quest'anno, cioè dell'anno scorso ormai, eh, per tutta Torino con un pacchetto da carta regalo con scritto sopra rubami. E le abbiamo ah, appese bello. in giro per il centro. Tempo una settimana erano state rubate effettivamente tutte, quindi diciamo che l'esperimento ha funzionato. Ha funzionato, quindi molto, molto bello. A proposito di questo, eh, mi dicevi che c'è una sì, prossima, prossima un domenica, il, se non sbaglio, il 22, 22? maggio esattamente sì. ci sarà Controcorrente, che è un festival organizzato da Neutopia, che è un'altra rivista indipendente locale torinese. Eh, di tutte le piccole realtà di questo tipo, e sarà in via Baltea 3 e Bonbonier sarà una delle 5. Crack, Neutopia ed altre Che faranno dei talk, ci saranno dirette radio Ci sarà musica dal vivo e un po' di scambi col pubblico Molto interessante Quindi eh, dove possono trovare questo evento per andare magari ah, a informarsi? Ehm, L'evento controcorrente è sia su Facebook che su Instagram Quindi lo trovate in ogni dove Esatto, mentre la rivista si chiama Bombonier ed è sia online scaricabile tranquillamente in PDF cercandola che su Instagram, su Telegram oppure si può comprare fisicamente su InfoShop senza pazienza o da Porfido a un prezzo popolarissimo di 5 euro. Quindi. Benissimo, quindi questo perché tra l'altro appunto eh, Mirko come dicevamo è veramente, come dico, sei eh, poliedrico da questo punto Ci di proviamo, vista. Eh. A questo punto però dobbiamo parlare del libro, perché se no ci passa la nostra mezz'ora. Eh no, però mi piaceva comunque eh, così eh, tratteggiare un pochino quello che è il tuo personaggio, perché, eh, come dico, dal mio punto di vista, proprio questo fatto di avere così tante sfaccettature eh, merita di, di essere conosciuto, no? perché non è che dici, vabbè, io adesso ho scritto il libro, punto. Cioè, c'è una persona dietro, c'è un percorso dietro ogni libro, dietro ogni eh, lavoro no? che, che le persone comunque creano. E quindi mi piaceva proprio eh, così eh, parlare di te un pochino, Voglio salutare Barbara Ferraro, e voglio... Rossano, vero? Tizio Caio, che ti chiami Rossano, mi ricordo ancora. Grazie, Maurizio, grazie per essere eh, con noi. Naturalmente, grazie anche a tutte le persone che. Ci ascolteranno in un secondo momento. Che dire, eh, a proposito del tuo ultimo lavoro, possiamo dire che eh, intanto tu hai disquisito eh, del tuo ultimo lavoro eh, con eh, un personaggio, mica. Beh, e allora lo vogliamo dire? Sì, dai, grazie al Circolo degli Artisti esatto. di Lui, Torino esatto. Che ringraziamo e salutiamo, come diciamo sempre, perché comunque tante attività c'è sempre anche lì, tantissimo fermento e tante opportunità. E infatti, io ti ho visto anche in quella circostanza eh, proprio disquisire, dialogare nella presentazione dei vostri due libri, eh, ed è stata una presentazione molto originale, devo dire. Complimenti anche per quello, ma Oggi ci fermiamo su di te quindi linea retta. linea retta, cioè, tu dal noir siamo passati a romanzo ti, dei esatto, ti, contemporaneo ti, di narrativa sull'Africa, sulla, esatto. Tra l'altro uh, voglio dire una terra comunque. Secondo me, che ha sempre quel fascino. Eh, come posso dire? Chiunque ne senta parlare, chiunque ci sia andato porta sempre nel cuore, no? Questo fascino. Il mal d'Africa. Bravissimo. E tu? E io non ci sono mai deciso? stato. Eh, che, cosa, che cosa hai portato in questo libro? Che cosa ti ha portato in questa, in questa scelta, più che altro? Eh, questa storia nasce in realtà più che altro per curiosità. Mm. Eh, nasce come delle righe buttate a caso durante una domenica sera qualunque, ehm, in cui nacque proprio la prima pagina. Eh, diciamo, ambientiamo un breve racconto in Africa. E nello scrivere mi sono accorto che quello che stava delineando in realtà non era nessun posto in Africa, ma era una favoletta un po' neocoloniale, l'immaginario in cui per molti vive l'idea dell'Africa, perché molti non conoscono l'Africa. Eh no, e io ero uno di quelli. E quindi dopo questa prima pagina mi sono detto, in realtà non sto parlando dell'Africa, iniziamo a documentarci su quello che è. E mi si è aperto un mondo, perché in realtà l'Africa non, non è un paese, non è una nazione, ma è un continente e al di là dell'espressione geografica non esiste. Ci sono una miriade di culture, di nazioni, di storie che vanno indietro fino alla, alla genesi dell'umanità e, e possono ancora insegnare tanto e ci sono tantissime storie che accadono adesso che insegnano tanto e che sono collegate a noi. Eh, hai ragione, è vero. Quindi ti sei lanciato proprio in uno studio per sì. tirar fuori, adesso è chiaro che noi non, non vogliamo dire tutto, non vogliamo perché ovviamente bisogna leggere il libro, però comunque tu ti sei inventato un viaggio. Mi piaceva decostruire questa idea dell'Africa come appunto favoletta in cui è sempre tramonto, ci sono i leoni che inseguono, le capanne, ma raccontare la vera Africa. Quindi partire da un punto di vista di un bambino che in realtà l'Africa non l'aveva mai vista, eh, questo piccolo baba che vive in un villaggio che non è mai, da cui non è mai uscito, quindi non conosce in realtà l'Africa, ed è la metafora dell'occidentale, e poi invece si ritrova a doverla attraversare in linea retta, e tracciando questa linea trova tutti i collegamenti eh, che ramificano alla fine la vita di tutti noi, perché senza saperlo in realtà la nostra vita di tutti i giorni è collegata eh, con cose che accadono in Africa in questo momento, le nostre scelte influenzano anche un continente con il quale non ci sembra di avere legami al di là dell'immigrazione banalmente. Certo, sì, vero. Eh, mi, mi ricordo una, una frase che lessi eh, da un autore africano che mi è rimasta molto eh, impressa, che dice quante vite hai spento banalmente esistendo. Eh, che trovo molto è, è forte. molto forte come, come, come frase, come concetto, anche effettivamente. E quindi eh, ciao, ciao Massimo, grazie, grazie per essere con noi. Senti, eh, visto che abbiamo un, un pochino di, ci siamo ritagliati un pochino di tempo per, diciamo, questo tuo libro, questo tuo. Eh, Viaggio no? che, che tu certo. hai voluto regalarci. E, um, mi piaceva, diciamo, con te, magari leggere una breve, una piccolissima parte del libro e poi continuare la nostra chiacchierata perché il tempo purtroppo vola. Ma mi certo, piacerebbe lasciare bene, una, come dire, una piccola testimonianza per uh, conoscerti. Prima di tutto faccio una piccola parentesi, molte di queste storie nascono proprio come un patchwork di storie che mi sono state raccontate da ragazzi che dall'Africa sono venuti a vivere in Italia e viceversa perché ho trovato anche diversi ragazzi italiani che sono andati a vivere in Africa per rinunciare al nostro stile di vita e quindi sì, questa anche è un'unione. Apro e chiudo parentesi, tu lavori anche con. con il centro studi Sereno Regis che esatto. si occupa di narrazioni per la pace. Come... E quindi voglio dire, in qualche modo hai avuto forse un pochino di più. molti stimoli. Uh, per... di, di, esatto, di opportunità di, di conoscere anche insomma degli aspetti magari meno noti, no? Assolutamente. Ecco. Prego. Questa è la primissima pagina, prologo. Questa non è una di quelle cose che sanno tutti. Questa è una di quelle cose scritte a piedi pagina in qualche rivista di settore su di un tavolino logoro nella sala d'attesa di uno studio medico in cui nessuno si fermerà mai. Una di quelle cose che non ne vieni a sapere se non per caso, ma io ve la sto per raccontare. Molto lontano da qua, nella grande Africa, in una piccola striscia di terra che i tedeschi chiamarono Togoland, vive un popolo che nella notte dei tempi si battezzò Batariba. Il popolo del fango. Eh, a prima vista potrebbero non avere niente di diverso dalle migliaia di etnie che vivono nel continente. Alti, scuri come la notte, due occhi, due mani e due gambe, capelli sempre ricci e raramente più chiari della loro pelle. Eppure, nel momento in cui ve ne parlo, sono sino 30 persone. E siamo molto vicini a vederne l'estinzione, a vedere l'estinzione di un popolo millenario mai entrato in contatto con l'uomo moderno. Il perché di ciò? Beh, se aveste letto quell'articolo, ora lo sapreste. Ma cercherò di riassumervelo. I Batarriba da sempre abitano la regione del Kutummuoco. E anche questa volta a prima vista potrebbe non avere niente di diverso dalle infinite ragioni che compongono l'Africa: Terra divisa dal cielo all'orizzonte, predatori feroci e prede ancora più feroci, notte limpide con lune vicinissime, tanti tanti alberi maestosi e mistici. Se non fosse che la regione è attraversata in obliquo da un fiume serpentino, l'anziano e pedisse quotutula. Lo so, sono tanti nomi da ricordare, ma ve ne parlo solo perché questo fiume, ogni volta che gli spiriti lo decidono, esonda. Alla minima pioggia, anche solo all'idea della pioggia paventata dalle nuvole, lui, quasi ansioso, esonda. Esonda e distrugge case e villaggi, uccide famiglie e divide fratelli. L'acqua è ciò che nei secoli ha più o meno equamente regolato la loro vita. Ma la parola del fiume negli ultimi cent'anni sembrava dissennata, incomprensibile, quasi crudele. Uccideva i pargoli desiderati, faceva sparire totem innalzati agli antenati con dedizione e sacrificio di risorse e muscoli. Straripava spesso, sempre di più, esterminava e sterminava i batarriba. Loro la chiamano rabbia degli spiriti. Noi lo chiameremmo surriscaldamento globale causato dall'inquinamento. Ecco, forse in quest'ottica l'influenza dell'uomo civilizzato è riuscita ad arrivare comunque e a causare il lento genocidio del popolo del fango. Ora siete pronti. Ora posso raccontarvi la storia di Baba. Wow, io veramente grazie. A, a voi. E, intanto per come ce l'hai letto, questo, questa prima pagina e, e poi per, per quanta emozione c'è dentro, no? Perché veramente in poche righe sei riuscito a dare un'idea un del punto di partenza del punto, poi. Sì, <ride> del punto di partenza, ma comunque di una situazione che comunque è, è quella effettivamente quindi veramente grazie brividi <ride> voglio dirti che Fiorenzo Isaia ti dice complimenti e Chiara ti dice sempre splendidi bravissimo Mirko grazie, grazie. Chiara grazie <ride> a tutti voi <ride> grazie di cuore veramente emozionante eh, questo come dire questo andare proprio dentro a una storia no? dentro alle emozioni de a conoscere, perché poi da quello che tu ci dici, hai, non essendoci neanche tu. Appunto, eh, vissuto eh, hai dovuto proprio fare un percorso certo. attraverso magari, come giustamente dicevi prima, le persone, quindi attraverso i loro racconti e proprio uno studio anche. Assolutamente, poi perché... non, non solo le persone che ho incontrato, ma ho fatto una full immersion nella narrativa contemporanea africana, nei documentari, nei film, eh. Eh, in qualsiasi tipo di documento che venisse prodotto, diciamo, contemporaneamente dalle nazioni che, ha, che attraversa, che poi sono il Togo, il Niger, il Burkina Faso e la Libia e la cosa bella è che il romanzo in realtà c'è stato un anno prima di essere pubblicato nel quale io l'ho presentato in giro perché ho fatto un crowdfunding per pubblicarlo e leggendolo c'era molto spesso gente che ha vissuto in Africa, che ha lavorato in Africa, medici di QAM ad esempio oppure africani stessi che mi hanno ringraziato, mi hanno raccontato quanto si fossero ritrovati nelle descrizioni o mi hanno dato dei consigli da aggiungere e questo secondo me ha reso anche più stratificata poi quello che è diventato il racconto finale è Veramente molto interessante anche questo aspetto, no? Questa crescita che tu hai fatto attraverso proprio le esperienze degli altri che si sono quindi in qualche modo anche immedesimate nel, nel tuo racconto. E, e, e veramente mi fai venire i brividi, grazie, perché comunque abbiamo veramente bisogno di emozione. Eh, emozione non, non intendo, eh, cioè così tanto per dire, no? Ma eh, quando noi. Ci avviciniamo, quando ci andiamo a conoscere delle, delle storie, dal mio punto di vista è importante comprenderle e mm. è lo scambio che ti dà quell'emozione, che ti avvicina anche ad altre realtà per quanto non vissute e altre anime, come posso dirti, che vivono realtà completamente diverse da, dalle nostre perché noi, diciamocelo noi. Viviamo il nostro piccolo, dopo chi ha fortuna magari di, poter, eh, di potersi spostare certo. e andare proprio a toccare con mano determinate altre realtà si rende conto. Che c'è proprio tanta differenza, no? Sì, infatti, questa introduzione che ti ho letto è un po' un cavallo di Troia, diciamo, perché serve ad avvicinare con questo stile quasi un po' fiabesco anche chi non è avvezzo. Poi, invece, man mano che il libro avanza, crolla questa cosa, si scontra con la spietata realtà, diciamo, di, di molti ambienti. Ed è stato un modo con cui io ho invitato alla lettura molte persone che magari non leggerebbero determinate tematiche o determinati stili, ma li ho costretti, diciamo, fregandoli con, <ride> con questa <ride> introduzione. Senti, il nostro tempo è volato, devo dirti la verità, Davvero. e ehm, vorrei comunque chiudere questo nostro appuntamento eh, ricordando dove poterti trovare, dove poterti cercare per avere informazioni su quelle che sono le tue attività e anche su dove poter trovare... Il tuo libro, certo. i tuoi libri, perché in realtà sono comunque due, però siccome tu fai tante attività, magari ecco i libri e le tue attività dove? Allora, i libri si possono trovare e ordinare eventualmente in ogni libreria. E sono così presenti anche su tutti gli store online, sia in versione Kindle, ebook che fisica, quindi IBS, Mondadori Bookstore, Amazon e varie. E io i miei progetti diciamo che li aggiorno attraverso delle pagine dedicate, quindi la, la rivista è bombonier.zin su Instagram, così come il libro è linea.retta.libro, mentre il mio profilo è Mirko con la K Soffio dove aggiorno su ogni tipo di cosa. Benissimo, questo perché così, eh, diciamo, mh, chiaramente noi abbiamo dovuto eh, come dire, raggruppare in poco tempo tante cose, però eh, ci si può andare a informare. E non ultima: anzi, la prim il primo appuntamento che tu hai dato è quello di domenica 22 eh, maggio, però magari ce ne saranno altri ci saranno altre situazioni, quindi. Seguite il nostro Mirko Vercelli in tutte le sue attività. Io ti ringrazio infinitamente per essere stato con me, grazie di cuore e un saluto veramente, grazie a tutti voi per averci ascoltato e anche a chi ci ascolterà. Ciao a tutti. Alla prossima perché sognare si può. <ride>